Siamo nella assolata spiaggia di Calafetente. Per il sesto anno consecutivo ci sono i disabili delle varie associazioni di Polignano che insieme all'assessorato ai servizi sociali del comune sono qui in spiaggia a passare una settimana così come tutte le persone normali di questo mondo. Assessore, allora, un'iniziativa che dura da 6 anni, una continuità bella questa. Certamente sì, questo è il sesto anno, abbiamo fatto delle piccole modifiche in riferimento agli anni precedenti, anche perché diciamo noi abbiamo avuto veramente pochissimo tempo per organizzarla anche eventualmente in modo diverso. Tant'è vero, abbiamo giustamente cambiato leggermente il nome, abbiamo dato questo nome, un orizzonte anche per noi insieme al mare, proprio perché volevamo sottolineare questo discorso, come hai detto bene tu, che ciò che può sembrare semplice per noi, per chi ha problemi di deambulazione, insomma, diventa un po' difficile. Quindi un orizzonte che per noi è sempre chiaro, pulito, l'andare al mare, voglio dire, quando dobbiamo andare al mare allarghiamo le braccia per tuffarci al mare, è un qualcosa che per noi è naturale, mentre per chi ha problemi anche di deambulazione diventa veramente difficile. Vito invece rappresenta l'approdo. Una delle tre associazioni insieme a Unitalsi e all'Araba Fenice che è qui. Sì, siamo una delle prime associazioni insieme all'Unitalsi che abbiamo iniziato questo progetto qualche anno fa. Mi riallaccio al discorso dell'assessore per quanto riguarda il titolo del manifesto, Gli Orizzonti. Gli Orizzonti è un bel nome, un bel significato, però diciamo lascia pensare un po' vari ponti, tipo l'orizzonte della mente. Vogliamo che questa mentalità si apra ancora di più, raggiunga degli orizzonti che possa accettare sempre più i nostri amici con difficoltà. Michele rappresenta l'Unitalsi, non ci sono solo i viaggi all'URSS, ogni tanto andiamo al mare. Sì, ogni tanto andiamo al mare, infatti è un'iniziativa ormai consolidata negli anni, è una bella iniziativa ed è bello che il neo assessore, di cui noi facciamo anche gli auguri per il suo mandato, abbia continuato questo progetto. Per i ragazzi è fondamentale, è un momento in cui ci si ritrova tutti insieme, volontari e non, per condividere un momento di gioia, di sole e di spensieratezza.